Oggi sono venuto a Shimoda, una cittadina molto caratteristica nel profondo sud della penisola di Izu, e ho deciso di far partire questo video dal parco della città perché voglio come prima cosa farvi vivere le atmosfere magiche che si possono vedere qua, e poi voglio arrivare fino in cima. Sarà una bella faticaccia perché è una strada molto lunga, però ce la farò. Perché voglio farvi vedere il panorama sull'oceano dal punto più alto di questo parco, per cui venite con me perché sono sicuro che vi piacerà. Andiamo su. Non c'è nessuno qua in mezzo. Sto camminando da un po' ormai e non ho ancora incontrato un'anima viva. Ci siamo, direi che sono arrivato in cima. Tenetevi pronti perché io sto già intravedendo qualcosa e sembra che il panorama sia wow. La costa qui è fantastica, tutta rocciosa. Bellissimo. E il bello è che quassù ci sono solo io, non c'è anima viva, ci sono due panchine messe qua apposta per me, quindi posso anche farvi un pisolino. Vedo che di qui continua la stradina, quindi io proverei ad andare e vediamo se riesco ad arrivare fino giù sulla costa per poi proseguire fino al centro della cittadina di Shimoda, così vi faccio vedere qualche stradina particolare e poi andiamo proprio verso la zona della stazione in centro e andiamo a mangiare qualche specialità tipica del posto. Di qua si scende, quindi penso di essere sulla strada giusta. L'impresa adesso è solo quella di riuscire a scendere senza imbelinarmi, perché se casco giù di qua sono cavoli amari, E cos'è un percorso ad ostacoli? Ora che sono qui penso che basti seguire questa stradina per riuscire a tornare nell'arco di pochi minuti alla civiltà, per cui fra pochissimo vi farò vedere alcune stradine all'interno della cittadina di Shimoda che sono sicuro vi piaceranno un sacco perché sono molto particolari. La stradina che vedete alle mie spalle è dedicata all'ammiraglio Perry. La cittadina di Shimoda infatti è conosciuta in Giappone proprio perché qui attraccarono diverse navi della flotta dell'ammiraglio Perry. Ora sono arrivato al tempio Ryosenji, che è circondato da questi fiori bellissimi e profumatissimi. C'è un profumo incredibile che non so come descrivervi a parole perché è veramente fortissimo. Questi sono i bellissimi giardini del tempio e quello che vedete di fronte a me è il padiglione principale. Ora che vi ho fatto vedere tutti questi posti bellissimi, il mio stomaco sta cominciando a mandarmi dei segnali. Quindi è giunto il momento di andare a provare qualcuna delle prelibatezze tipiche di Shimoda, come il dentice rosso e tanto tanto sashimi, perché in questa zona il pesce è veramente buonissimo. Anche oggi il tempo a mia disposizione sta per finire perché sono arrivato in stazione e un treno mi sta aspettando per portarmi nella prossima meta. Se volete scoprire qual è, vi aspetto nel prossimo video. Voi mi raccomando, lasciate un bel mi piace e se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale. Alla prossima, ciao!